Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come ogni fine del mese, sono qui con i preferiti del mese. Questi saranno i preferiti di marzo, che a differenza di febbraio è stato un mese che io praticamente non ho nemmeno sentito. Cioè, per me marzo praticamente non è esistito, non c'è stato. Da una parte meglio così, dall'altra questa cosa mi preoccupa perché siamo già ad aprile e veramente il tempo sta volando. Comunque, detto ciò, io prima di iniziare il video vi ricordo come sempre che tutti i link dei prodotti che vi faccio vedere li trovate sotto nell'info box. E direi di non perderci in chiacchiere di iniziare. Partiamo come sempre dalla prima categoria, che sono i film barra le serie tv del mese, e questo mese ho solo una serie tv di cui parlarvi perché ho fatto veramente tante cose a marzo, quindi non ho avuto tantissimo tempo da dedicare alla visione di film o serie tv, ma sono riuscita a vederne una, che è Mano de Hierro, in italiano penso sia Mano di Ferro, non so effettivamente come l'abbiano tradotto perché io l'ho guardata in spagnolo essendo una serie televisiva spagnola. E appunto è questa serie tv di 8 puntate, quindi si vede veramente in praticamente due pomeriggi. Tratta un tema che a me incuriosisce sempre un sacco, ovvero la droga. Infatti il tutto è ambientato al porto di Barcellona, che è uno dei porti più importanti, tra cui anche chiaramente navi che trasportano sostanze illegali, e quindi insomma c'è tutta una vicenda che si aggira dietro questi sbarchi. Sono un po' di intoppi, insomma. Secondo me è una serie tv molto bella se vi piace il genere e l'argomento. Devo dire che come serie tv è molto molto, nemmeno thriller, però molto cupa. Cioè, sentite che è una serie tv dove c'è praticamente tensione costante, anche per come l'hanno girata. Vi fa rimanere sulle spine, quindi a me onestamente è piaciuta un sacco. E nulla, ve la consiglio, molto carina. Continuiamo poi con l'accessorio preferito del mese, e questo mese vi faccio vedere una borsa che incredibilmente non è una delle mie solite borse mignon microscopiche. Infatti qualche, no, forse 2 settimane fa, tipo una roba del genere, sono andata a Milano e chiaramente abbiamo fatto tappa anche da Urban Outfitters, che praticamente è il mio negozio numero uno per quanto riguarda il rifornimento di borse, e cercavo appunto una borsa che non fosse la solita borsa piccolina. Ne volevo una un po' da tutti i giorni, anche magari per andare a lavoro, dove poter mettere qualcosa di più rispetto al portafoglio, le chiavi, le AirPods, e ho trovato questa qui firmata chiaramente BDG, che è il marchio rivenduto da Urban, che è molto semplice perché è tutta nera con semplicemente la scritta qui BDG, ma ragazzi è molto molto capiente, cioè dentro ci stanno un sacco di cose, anche se magari da così non sembra, però fidatevi che è alquanto spaziosa. Io per adesso per esempio ho un libro, gli occhiali e un caricabatteria, ma in realtà ci sta. Per esempio ieri mi sono portata a lavoro una banana, ci sta perfettamente, portafoglio, chiavi, AirPods, insomma ha la sua modalità, questa capienza. E poi secondo me è anche molto carina, molto casual, l'ha abbinata praticamente con tutto, anche la tracollina è regolabile, quindi la potete tenere un po' più su o un po' più giù, e poi anche queste taschine molto molto comode, quindi insomma lei è stato sicuramente l'accessorio di questo mese. Passiamo poi ai prodotti di make up, e questo mese ragazzi abbiamo 2 prodottini che sono praticamente prodotti iconici che però non utilizzavo da un po' e ho tra virgolette riscoperto, e sto parlando di 2 prodottini di Benefit. Il primo prodotto di cui vi parlo è il Bad Girl Bang, appunto di Benefit, che è questa mascara che io ragazzi utilizzavo un sacco qualche anno fa, poi ho iniziato a provarne altri, questo l'ho un po' abbandonato fino a quando il mese scorso credo ho iniziato a utilizzarlo perché ne avevo una confezione nuova nel cassetto make up, e ragazzi mi sono rinnamorata follemente di questo mascara. Penso che sia in assoluto il mio mascara preferito, più che altro perché è un mascara che incurva un sacco, volumizza un sacco, ma non attacca le ciglia, avendo queste setole molto molto separate tra loro, va proprio a separare le ciglia e a pettinarle bene senza fare grumi, cosa che mi piace un sacco. Infatti sto finendo questo e ne ho già comprata un'altra confezione. E poi un altro prodottino che ho riscoperto è stata questa terra di Benefit, appunto, che è la Hoola, quindi proprio quella più classica, che in realtà io
già avevo ma in una palette, e di conseguenza avendola in una palette grande ingombrante a portare in viaggio non la utilizzavo quasi mai. Ho deciso di ricomprarla ma in versione mini size, e ragazzi sto praticamente utilizzando solo questa, mi piace un sacco. Messa sopra a un bronzer in stick va proprio a intensificare e a sfumare bene il tutto, e secondo me anche la colorazione è perfetta, non è né troppo calda né troppo fredda, né troppo chiara né troppo scura, e come sono adesso è appunto perfetta. È stata una bella riscoperta. Prodotto skincare del mese. Allora ragazzi, qui in realtà sto un po' barando, perché questo qui non è un prodotto per la skincare, è più un prodotto makeup, perché sto parlando di un primer, ma io ragazzi vi dico l'onestissima verità, l'ho utilizzato anche a volte come prodotto skincare, quando magari non mettevo tonici, siere, creme, perché non avevo tempo, dovevo andare a lavoro ma volevo illuminare un po' la pelle, mettevo questo e quindi fungeva anche un po' da passaggio skincare. E sto parlando del primer di Espresso. Io ragazzi ho comprato questo primer molto molto a caso, nel senso che sono capitata nello store di Espresso, l'ho visto, mi ha incuriosita e l'ho preso, non avevo visto recensioni né nulla, ma ragazzi penso sia veramente il miglior primer che io abbia mai utilizzato, l'ho detto anche su TikTok, mi piace un sacco, è un primer che sentite essere grasso, anche se comunque non unge, va però proprio a idratare in profondità la pelle, quindi io vi dico, se avete la pelle grassa o mista non ve lo consiglio, cioè non è il primer che fa per voi, ma se avete una pelle soprattutto disidratata e spenta, questo primer ragazzi vi cambierà totalmente la base, va proprio a illuminare, a idratare, va a dare un effetto sano al viso, motivo per cui vi dicevo prima io a volte lo utilizzo anche come passaggio skincare. Tra l'altro non vi ho nemmeno detto il nome, si chiama Dewy Latte e qui dice che è proprio un booster che va a illuminare e idratare il viso. Prodotto d'abbigliamento del mese, e come prodotto d'abbigliamento del mese e come capo d'abbigliamento del mese vi faccio vedere questo pantalone che ho comprato sempre a Urban Outfitters quando sono andata l'ultima volta, che è un pantalone di questa marca che io non conoscevo, si chiama Bench e ho scoperto essere un marchio di Manchester, se non sbaglio, che in questo periodo appunto è rivenduto in esclusiva su Urban Outfitters, ed è questo pantalone di cui mi sono innamorata follemente, perché non è il classico jeans, quindi sicuramente è un po' più casual, un po' anche più sportivo mi sento di dire, ma che per come è fatto secondo me si è abbinato bene, risulta veramente veramente figo e cambia l'outfit, perché ha questa mega cintura qui, molto bella, ha poi questa scritta nella parte dietro, c'è scritto appunto Bench, e poi cade a zampa, quindi in realtà anche messo con una magliettina molto semplice, molto basica e giusti accessori, secondo me fa la sua figura. Inoltre ragazzi è veramente super super morbido, l'ho già messo un bel po' di volte ed è anche comodissimo, e inoltre rimane a vita bassa, quindi io l'ho amato dal primo momento, anche perché poi potendo regolare la parte della cinta potete stringerlo e dietro mi sta a pennello. Unica cosa su cui a volte faccio un po' di fatica è il colore, perché non è né nero né grigio, è una specie di grigio scuro che quindi bisogna un attimino capire come abbinare, perché per esempio col nero non mi convince troppo, dato che appunto sono due tonalità di nero diverse, però sì, una volta studiato un pochettino secondo me si riescono a fare degli abbinamenti molto molto fighi. Passiamo poi alle unghiette del mese, e questo mese ragazzi vi giuro che mi piacciono un sacco, ho avuto il coraggio di cambiare forma, perché io ero abituata e molto fedele, attaccata alla mia ballerina, ma questo mese Victoria, che è la mia estetista, mi ha detto: dai Ele, cambiamo un pochettino, facciamo un'altra forma. E in realtà alla fine di tutto sono stata stra mega contenta di aver cambiato, perché è una forma che ho veramente amato, e le unghie in questione sono loro, quindi con questa forma veramente super super elegante. E c'è poi questa specie di baby boomer che va a sfumare fino a diventare trasparente, con dei piccoli particolari nella zona della punta. Vi giuro ragazzi che mi sono piaciute un sacco, più che il colore, che in realtà vabbè, è un colore molto semplice, molto delicato, quindi sapete essere molto molto mio, è proprio la forma, io mi sono innamorata della forma, anche perché Victoria mi ha fatto la tecnica slim, quindi non so se si vede, secondo me sì, le unghie tendono a essere un po' all'insù e quindi il tutto risulta ancora più fine, più elegante, più curato. Io vi lascio come sempre
sempre il nome di Victoria e del centro estetico dove vado a fare le unghie, perché loro sono tutte pazzesche, le ragazze sono veramente tutte bravissime, quindi se siete di Bologna vi consiglio di andare a dare un'occhiata ai loro lavori. E nulla, quindi queste sono le unghiette di questo mese. Siamo arrivati alla fine, passiamo all'ultima categoria che è l'acquisto del mese. E qui ragazzi io non potevo non farvi vedere le mie nuove scarpe, che in realtà vi ho già mostrato nell'ultimo vlog, se non sbaglio, che sono le Campus. Finalmente le ho comprate, sono stata indecisa per un sacco di tempo e ho deciso di comprarle grigie, secondo me uno dei colori più facilmente abbinabili tra tutti. Ancora vi dico, non ho avuto l'occasione di metterle, più che altro perché le scarpe un attimino più sportive in questo periodo le metto solo per andare a lavoro. Se esco, che ne so, per andare a fare un giro, per andare fuori a cena, metto o una scarpa alta o gli UGG. Però adesso che arriva sicuramente il caldo, la bella stagione, e pian piano dovrò abbandonare le mie UGG, loro le sfrutterò decisamente di più. E nulla, vi aggiorno, però vi dico che per il momento sono contenta e felice di averle prese. Bene ragazzi, io direi che il video può concludersi qua. Spero come sempre che vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Se vi va, seguitemi sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok, Vinted e YouTube. Soprattutto Instagram, perché lì vi aggiorno sempre su tutto. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.